tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovissimo video, sono NCR8 e oggi siamo qui ritornati con il secondo episodio con la carriera allenatore con il Sassuolo su FIFA 21. Allora ragazzi, andiamo subito all'interno del menu e andiamo subito senza perdere altro tempo a presentare gli impegni di questo episodio, che ci spettano in questo episodio. Veniamo da uno scorso episodio più che altro in cui non possiamo andarlo a vedere perché non si può più andare indietro nel calendario, comunque lo vedete lì, 6-5 contro il Crotone nella sfida di Coppa Italia, una gara veramente pazzesca. Segnavamo segnavano loro e rimontavamo, alla fine siamo avviati all'ultimo momento che ne abbiamo rimontati due al 124esimo, tipo, è stata una partita veramente assurda. Qualora vi fosse persi quell'episodio ve lo lascio qui in alto a destra nelle schede, sta uscendo in questo momento. Quindi, qualora ve lo fosse persi, mettete in pausa questo, andatevi a vedere quello, che è poi il primo episodio della carriera, e poi tornate su questo. Successivamente, prima di cominciare, un'altra cosa molto importante: seguitemi su Instagram, trovate il link in descrizione, e entrate anche nel gruppo Telegram, anche lì trovate il link sotto nella descrizione. Fatto tutto? Perfetto. Bene, torniamo su FIFA e presentiamo gli impegni che ci aspettano in questo invece di episodio, dove abbiamo la partita contro il Genoa in casa per la prima di campionato, poi la partita contro il Parma, giocheremo al Tardini, e successivamente contro l'Inter a San Siro dopo una pausa di 2 settimane, e termineremo col match contro l'Hellas Verona. Traoré sta attraversando un buon periodo di forma, vorrebbe scendere in campo, prossimo incontro fondamentale, mi sento in gran forma, e se mi manda in campo al posto di Pomini non la deluderò. Ovviamente consigli titolare, perché il nostro comunque portierone Pomini è semplicemente il portiere della Coppa, quindi va in panchina per consigli, eccolo qui, e poi lo mandiamo in tribuna per Pegolo, che comunque è il secondo in campionato. Successivamente facciamo giocare, anche in teoria abbiamo anche Turati, ma Turati non so quanto spazio potrebbe trovare. Successivamente ci aveva chiesto di giocare Ahmed Traoré e lo facciamo partire titolare al primo minuto. In realtà no, titolare no, vorrei far partire Djuricic. Perché? Perché nella sfida di Coppa Italia ha fatto qualcosa di, cioè, assurdo. Quindi ha fatto tipo 4 gol, no tipo, ha fatto 4 gol, si è portato a casa il pallone, quindi vorrei premiare lui. Detto questo, siamo pronti per la sfida contro il Genoa e vediamo un po' programma di crescita Mari, poi questo lo guarderemo meglio. E niente ragazzi, ma Pay Stadium, leggenda, 4 minuti e noi ci vediamo in campo per la prima di campionato, per la sfida contro il Genoa. Il signor Matteo Zanotti è pregato di recarsi immediatamente al posto di polizia dello stadio. Amici sportivi appassionati di calcio, buonasera dal Maffei Stadium di Reggio Emilia. Questa sera è Sassuolo contro Genoa, è la prima giornata della Serie A Team ed è un po' il primo giorno di scuola, vecchi compagni e quelli nuovi, tutti uniti per le tante sfide che attendono durante l'arco dell'intera stagione. Oggi si decide tanto, perché si decide la partenza e si sa, chi ben comincia è a metà dell'opera. E dunque, dopo una sfida al cardiopalma di Coppa Italia che non voleva finire per il Sassuolo, oggi c'è di fronte il Genoa, di fronte per una partita che si spera sia più tranquilla, ma che comunque si vuole vincere, non si vuole sbagliare. Dunque consigli: Rogerio, largo da Bogà che tiene in campo, passa il numero 7, occhio che parte in verticale, ancora Bogà, fino in fondo, il cross al centro da Francesco Caputo, 1-0 al 23esimo, Sassuolo subito avanti con il gol, primo in Serie A Team anche in questa stagione per Ciccio Caputo. Numero 10, ancora Djuricic, palla che passa per Obiang, dalla parte opposta c'è Bogà, fino in fondo il numero 7, ancora Bogà in area di rigore, Romero su di lui, e allora il tocco dietro per Rogerio. Sassuolo ancora in zona attacco con Caputo, palla che filtra per Djuricic in area di rigore, Perin prende anche questa. Grande partita del numero 1, che nonostante abbia subito il gol di Caputo, il resto ha parato tutto. E dunque Iago Falche, occhio perché sta andando Sanabria, visto è servito Sanabria, palla per Levager, grande giocata a superare Rogerio che poi buca anche l'intervento, ancora Levager in area di rigore, Levager dietro da Gumus,
Poi la palla ancora per il 45 che calcia. Il gol dell'1-1. La riprende la Samp con Gumus. Boga. Andava il numero 7. Ancora Jeremy Boga. Palla per Ahmed Traoré. E largo sulla fascia da Domenico Berardi. Occhio al 25. Che prova ad andare. Ancora Berardi. Prova a passare Paiaz. Palla che resta buona. Per Toljan. Ecco, attacca l'out. Toljan fino in fondo. Grande palla al centro. Ancora per Ciccio Caputo. Romero non salva sulla linea. E Caputo sigla il gol del 2-1. Doppietta dell'attaccante ex Empoli e Virtus Sentella. Qui Romero prova a mettere fuori, non riesce. Palla in porta. Ed è in realtà autogol. Ne vince dalle immagini di Ciccio Caputo. Questo è lo sguardo del tecnico Cerioni. Pensieroso, perché non è finita. È già passato. Intanto altra sostituzione per il Genoa. Fuori Sanabria, dentro Mattia Destro. Entra in campo con il numero 23. Ecco il change effettuato dal Genoa. Nuova Berardi dalla bandierina. Palla al centro di Berardi alla ricerca di De Frel. Chiude Radovanovic. Poi però c'è ancora Boga. Limite. Tocco dietro. Traoré. Magnanelli. Ancora il capitano. Magnanelli. Chiuso. Poi Bulaschi. Poi Paiaz. Che lancia lontano. Occhio perché c'è ancora Obiang. Ma è finita. Finisce qui. Triplice fischio del direttore di gara. Vince e convince il Sassuolo. 2-1. E nonostante il tentativo dei genovesi, dei liguri, c'è una grande prestazione da parte dei padroni di casa, che con una mezza doppietta, una doppietta mutilata per Ciccio Caputo, riescono a portarsi a casa i primi tre punti della stagione. Abbiamo la sfida contro il Parma, per punti contro i Ducali sono fondamentali, perché dobbiamo in ogni caso continuare la striscia positiva, dobbiamo fare altri 3 punti in campionato. Questa è la nostra formazione che andrei un po' a ritoccare. Caputo, parte titolare ovviamente, poi parte titolare Traoré, perché ha giocato bene comunque, e quindi stavolta cambia e va in campo lui. Successivamente titolare Krikopoulos, non di qua magari, ok. Rogerio potrebbe fare anche l'esterno, però ci va Boga. E successivamente direi che questa potrebbe essere la formazione con cui scendiamo in campo, solo a centrocampo Bourabia al posto di Obiang, che fra l'altro voleva anche giocare dove lo possiamo far giocare meglio, come CDC, quindi mettiamo qua. E però dobbiamo mettere un pochino più indietro, tipo qua. Ma qua centrocampista centrale ci va comunque, quindi può giocare lì. Perfetto, quindi questo è il nostro 11 per la sfida contro il Parma, contro i Ducali. Come detto, dobbiamo prendere i 3 punti e quindi noi ci vediamo al Tardini per la seconda di campionato. Amici sportivi appassionati di calcio, buonasera dal Tardini di Parma. Questa sera è Parma contro Sassuolo, è la seconda giornata del campionato di Serie A Team. È una sfida fondamentale per entrambe le squadre, soprattutto per il Sassuolo, che ha messo a segno subito i primi 3 punti della stagione nella prima giornata davanti al proprio pubblico. Oggi per siglarne altri 3, per continuare la striscia positiva. Poi scarica su Consigli, invio lungo verso Boga, tanto spazio sull'out per il numero 7 che può stoppare indisturbato. Ancora Boga, tocco centrale per Traoré e poi la palla che filtra per Caputo. Ancora Ciccio Caputo con il gol dell'1-0. Anche stavolta è lui a sbloccare la partita per i neroverdi in questo
Derby d'Emilia. Tiene però. E dunque Barilla. Roberto Inglese prova ad andare il numero 9, che si invola nella metà campo avversaria. Ancora Inglese, lavora di suola, poi fa partire Grassi in area di rigore. Grassi, tocco dentro per Barilla e palla che entra in porta in qualche modo. Antonino Barilla al 35esimo trova il gol dell'1-1, la riprende il Parma al termine di un'azione ben strutturata. Leggera scopertura di difensiva da parte della squadra di Cerioni. Ne approfittano i Ducali per rimettere tutto in pari. In gioco il Parma, rimette la partita sul pari. Qui Gervinho sulla fascia laterale, torna dietro da Barilla nuovamente. Allora Roberto Inglese prova ad andare, passa la copertura di Romagna. Inglese in area di rigore, Inglese consigli, poi palla che rimane lì e allontana Peluso, allontanando i pericoli con Roberto Inglese che si era involato pericolosamente in area di rigore. Consigli para, c'è anche un calcio di rigore reclamato, però non viene assegnato dal direttore di gara. Qui intanto Gervinho batte per Barilla, dunque Pezzella, tocco per Inglese, un minuto di recupero. Ancora Roberto Inglese, limite, può entrare Inglese, zona cross, Inglese è passato dentro da Grassi e il gol del 2-1. Vantaggio Parma con Alberto Grassi che mette in porta alle spalle di Consigli. E allora il Parma raddoppia. Boga va Kulusevski a battere al centro, Burabia a mettere fuori. E allora Gervinho, il 27, ora può passare, palla dietro per Kulusevski, in area di rigore, Alberto Grassi, si gira, Grassi! 3-1 Parma, ancora arriva con Alberto Grassi, che trova la doppietta. E il Parma si porta in doppio vantaggio, solo che ora rischia l'imbarcata. Troppi spazi che si aprono in fase difensiva. E allora occhio perché sta andando Boga, è molto più veloce di Laurini e la palla passa, arriva anche a destinazione con Boga che entra in area di rigore. Boga incrocia Radu a mettere in calcio d'angolo questo pallone. Perde la palla, non vuole rischiare di subire. Qui palla tra le linee, addirittura per Caprari, tocco sotto di Caprari, palla in porta. 4-1 Parma, ha segnato Caprari con il pallonetto. Decreta probabilmente la sconfitta per il Sassuolo. Laurini, Alberto Grassi, Kulusevski, nuovamente Grassi, poi Caprari, palla di Onani, scavata in verticale per Kulusevski, dall'out, può cercare una posizione per il cross, trova quello basso per Caprari, in area di rigore, ancora Caprari, dietro, da Kučka, addirittura 5-1, addirittura 5-1, pokerissimo del Parma. E si allarga sul Sassuolo, 5-1, prova ad andare su Grassi, non riesce neanche a passare. E allora Kulusevski, ancora Alberto Grassi, su di lui Laurini, termina qui la gara, fischia tre volte il direttore di gara. Parma 5 e Sassuolo 1, tripletta di Alberto Grassi che è andato a segno per tre volte in questa gara. Un Sassuolo che si porta in vantaggio e poi viene non solo rimontato ma anche umiliato. Si invitano i tifosi a lasciare pulito il proprio posto e a raccogliere le eventuali cartacce al termine della partita. Amici sportivi appassionati di calcio, buon pomeriggio dalla terza giornata della Serie A Team. Oggi pomeriggio è Sassuolo contro Inter e il Mapei Stadium, uno stadio in cui negli ultimi anni i nerazzurri non hanno vinto spesso, e il Sassuolo fino a qualche anno fa era la bestia nera di questa Inter. Oggi torna al Mapei Stadium l'Inter di Antonio Conte per continuare a vincere, per lottare per le posizioni alte e calde della classifica, ciò che fa anche il Sassuolo, anche e soprattutto per riscattarsi dalla bruttissima batosta subita al Tardini contro il Parma in un 5-1 nel derby dell'Emilia. Intanto è tutto pronto, il pallone c'è Caputo, sistema i calzettoni il numero 9, fischia il direttore di gara ed è cominciata Sassuolo contro Inter.
Weghorst, oggi al debutto assoluto con la maglia dell'Inter, qui Lautaro va a girarsi in mezzo a tre uomini, poi va a servire Weghorst, su di lui c'è Ferrari in tackle, gliela porta via, e allora occhio perché può ripartire il Sassuolo, grande palla a far partire Boga sulla fascia, al centro si muovono Djuricic ma anche Caputo, la palla per il secondo, Francesco Caputo, 1-0, e allora subito al 12esimo c'è il gol del vantaggio per il Sassuolo contro i nerazzurri. Boga, la sua corsa è infallibile sulla fascia, poi il cross sul secondo palo, arriva Caputo in corsa e arriva per il terzo gol in tre partite e il terzo gol in Serie A Team per Samir Handanovic, invio lungo del lo sloveno, palla che poi termina sui piedi di Toljan, largo da Krikiapoulos, occhio perché sta scappando Boga che va in verticale indisturbato, Boga fino in fondo, Boga su di lui da fare il cross al centro, nuovamente per Caputo, mamma mia, un gol pazzesco di Caputo al 26esimo, raddoppio Sassuolo, ma che gol ha fatto Caputo, rete in sforbiciata per il numero 9 che trova veramente un grandissimo gol, qui Boga fino in fondo, cross al centro e Caputo, una fantastica sforbiciata, batte Samir Handanovic e doppio vantaggio Sassuolo, al Mapei, sembra tutta un'altra partita rispetto a come l'avevamo pensata, tutto pronto, è cominciato il secondo tempo tra Sassuolo ed Inter, palla poi per nuovamente Raja Nainggolan, infine Lautaro, in area di rigore, ancora Lautaro, tiene palla, il 10 che poi va dentro, Peluso, in chiusura, poi nuovamente Lautaro Martinez, in area ancora, Lautaro passa, Lautaro contro Consigli che esce bene, gliela porta via, il Sassuolo sta giocando una partita perfetta, poi Berardi fa partire Toljan sulla fascia, tanto spazio per farlo al 22, al centro c'è solo Caputo, Toljan si ferma e preferisce giocarsela bene, torna dietro da Obiang, poi palla che passa per Krikiapoulos, che arriva fino in fondo, il cross dentro a cercare Djuricic, Handanovic, miracoloso, in calcio d'angolo. E allora ancora una volta calcio d'angolo, di testa la palla addirittura, il cross al centro verso Pedro Obiang, messa fuori da Godin, qui c'è Berardi che tiene in campo addirittura, poi la palla al limite, tocco per Magnanelli, limite dell'area, ancora il numero 4 che prova a passare Nainggolan a portargliela via, e allora arriva la sostituzione, De Frel per Ciccio Caputo, il cambio del Sassuolo, il cambio dei neroverdi, il change per Cerioni, Eriksen alla battuta, Eriksen al cross verso Lukaku e prende l'ascensore e trova il gol del 2-1, accorcia le distanze l'Inter con il belga, con Lukaku appena entrato per Weghorst, a questo punto il Sassuolo deve tenere alta la concentrazione che l'Inter l'ha riaperta, basta poco per pareggiarla. Dietro da Nainggolan, occhio ancora al 17 che va da Lautaro, palla tra le linee per Lukaku, Lukaku in area di rigore, Lukaku! Spacca la porta Romelu Lukaku ed è il gol all'82esimo del 2-2. Ancora una volta Lukaku. E ora l'Inter l'ha ripresa. Il Sassuolo ha abbassato la concentrazione, cosa che non doveva fare, l'avevamo sottolineato precedentemente. E allora eccolo, il gol del belga, il gol del 2-2, la sua doppietta a riprendere la partita, poi occhio però c'è Boga sulla fascia, il Sassuolo non si è ancora arreso, Boga fino in fondo, Boga in area di rigore, Boga col cross, riprende il calcio d'angolo il numero 7, allora Berardi dalla bandierina, tutti dentro a saltare, palla al centro verso Peluso, non va, rimane lì, si rialza, poi ancora Perisic, alla fine se la ritrova tra i piedi e rilancia. Segniamo questo 3-2. Poi c'è il colpo di testa a recuperare di Toljan. E allora Obiang. Tocco al limite. Per De Frel. Occhio perché la palla passa. Berardi in area di rigore. Berardi alza. Verso De Frel. Grégoire. De Frel. Al 92esimo. Trova lui il gol del 3-2.
qui lo rivediamo, palla al centro di Berardi verso De Frel, che si butta a capofitto sul pallone. E subentrato al posto di Caputo, è lui a siglare la rete del 3-2, la gioia pazza di Cerioni in panchina. Ed eccolo qui, Grégoire De Frel, primo in serie a tema. Ora Lukaku, Eriksen, Nainggolan, largo verso De Frey, ed è finita! È finita! Fischia tre volte il direttore di gara. Vince il Sassuolo contro l'Inter, dopo essersi portato in vantaggio di due gol, aver virtualmente chiuso le danze. Un Inter che poi si riprende dall'ingresso di Lukaku, perché inizia a crederci il numero 9, poi ne fa due. Ma non basta, perché alla fine, all'ultimo respiro, mette in porta De Frel e non rende vani gli sforzi di Ciccio Caputo a segnare quella doppietta. 3-2 tra Inter e Sassuolo. E ora altri tre punti ai neroverdi. Un saluto a questo meraviglioso... Che via prima, quindi Alfredson al limite, largo da Valerio Verre, poi il tocco per Piccolo che è entrato verso di Carmine, Pegolo, assedio Verona, al Bentegodi, mamma mia, Nedi si gioca, di Carmine, centrale da Amrabat, poi la palla per Piccolo, in area di rigore, Piccolo messo giù, al limite, fallaccio di Toljan su Piccolo, e occhio perché arriva minaccioso il direttore di gara, lo chiama alla sua attenzione. Occhio perché è un brutto fallo quello di Toljan. Eh sì. Sotto la doccia il numero 22. Jeremy Toljan. Qui vediamo fallaccio sul numero 10. Poi il direttore di gara non ci pensa due volte. Estrae dal taschino dietro il cartellino. Quello rosso. Quello che ti manda direttamente sotto l'acqua. E poi qui si mette a posto la barriera, c'è proprio Piccolo alla battuta. Magnanelli si aggiunge agli uomini in barriera. Finta Verre, parte Piccolo, traversa! E poi Magnanelli all'allontanare. Vicinissimo al gol Antonio Piccolo. Alla tra le linee per Di Carmine, occhio perché sta andando Verre, lo... lancia con una palla alta, Verre in area di rigore, Verre entrato, Verre calcia! Ed è lui a trovare il gol dell'1-0, a portare avanti l'Hellas Verona, Valerio Verre, che trova la rete dell'1-0. E allora è vantaggio Scaligeri al Bentegodi. È andato, ancora il numero 88, infermabile, Lazovic fino in fondo, Lazovic al centro si muove anche Piccolo, la palla... per il numero 10, prova il gol del 2-0, Antonio Piccolo, ed è doppio vantaggio della Sverona, al Bentegodi, ha segnato anche l'attaccante ex cremonese, per la rete del raddoppio, con la giocata, si libera, ancora Domenico Berardi, largo da Bogà, Piccolo in chiusura, poi Tripaldelli, nuovamente da numero 7, Bogà è andato via, è scappato, Bogà fino in fondo, il cross dentro, da Caputo, che batte Coppola, Ciccio Caputo, è il gol del 2-1, la riprende in fondo al sacco, il numero 9, ancora Ciccio Caputo, ancora una volta per il quinto gol in 4 partite, qui palla dentro, si coordina in spaccata e emula il gol della sfida, contro l'Inter della scorsa sfida di campionato. Questa opportunità. Noi però qui guadagniamo fallo laterale. E allora occhio. Occhio perché c'è la palla in verticale. Occhio perché sta andando in verticale Bogà. Termina qui per la partita. Perde il Sassuolo che ne esce sconfitto dalla sfida contro... questo è la Sverona, un Hellas Verona che se la gioca a viso aperto per tutto l'arco dei 90 minuti, decisivo, Antonio Piccolo
con la rete del 2-1, partita comunque in generale ottima, quella del numero 10 che aveva tanto da riscattare. A 32 anni per lui arriva la chiamata nel calcio che conta, nella massima serie, in Serie A, e sta dimostrando dalle prime giornate di valere questa massima serie. Sassuolo che oggi invece esce sconfitto, diciamo comunque un episodio, due vittorie, due sconfitte, c'è da migliorare, però per adesso direi una base ottima.